1922. È il 7 febbraio. Angelina nasce a Ravanusa, un paese di artigiani e contadini, adagiato alle pendici di una collina che chiamano Monte Saraceno. Sono giorni freddi, di fascismo agli albori. La piccola piange. Il padre è un contadino. La madre, una casalinga. Breve l'infanzia spensierata. La malattia l'avrebbe accompagnata per tutta la vita. Aveva solo 6 anni, infatti, quando il suo cuore perse il primo battito, mentre nella sua testa la voce di Gesù le intimava il silenzio. Frequentò con profitto la scuola, fino alla quinta elementare. Le compagne la ricordano timida, mite, umile, affettuosa e diligente. E per lungo tempo Angelina frequentò anche la scuola di cucito e taglio, sotto le amorevoli direttive della signorina Carmelina Miceli, che l'amò come una figlia. Fu proprio la sarta di intuire la ricchezza spirituale di quella fanciulla. La circondò così di cure, custodendola gelosamente come fosse un tesoro. Nel 1956 Angelina entrò a far parte della compagnia di Sant'Orsola e fu un modello per tutte. La luce del suo sorriso, la sua bontà e la sua semplicità vengono ancora ricordate da coloro che la conobbero. Ma una battaglia precedette il sì alla compagnia di Sant'Orsola. Angelina mise a tacere la propria volontà per volere di Dio. Ho letto un libretto relativo a Angelina Tricoli. Mio Dio, mio tutto. Sono stato più volte a Ravanusa a conferire con le Orsoline nella qualità di direttore spirituale e ho conosciuto la ministeria, ho conosciuto l'istituto, ho conosciuto anche la iniziativa sociale di allora dell'apertura a un orfanotrofio o quantomeno di assistenza per i minori. Mai avrei visto questa creatura che viveva nel segreto dello spirito e che rifuggiva, forse anche per ragioni di salute, dal contatto sociale. Però da quanto successivamente è emerso, sia dai testimoni, sia da coloro i quali mi hanno scritto, una figura di eminente particolare altezza spirituale che la pone oggi all'attenzione anche dell'autorità ecclesiastica per una revisione doverosa di chi ha saputo militare, sia pure nella profondità dello spirito, per Dio, per la società. Nello scritto del 13 novembre 1956 dal titolo Sii generosa a Gesù, scrive: Gesù, da molti giorni ti ho fatto desiderare questo sì, ma oggi finalmente, 13 novembre, con il volere del confessore ti do il mio sì generoso, il mio sì con tutto il cuore. Gesù, tu lo sai, è un sì che esce dalle lacrime. È un sì che esce dall'agonia del cuore. Non era questa la mia volontà. Non era questa la mia volontà. Ma mi do a te per mezzo di questa regola, per la conversione dell'anima, per la santificazione dei sacerdoti e per consolare il tuo cuore dall'ingratitudine in cui ti tengono gli uomini. Gesù, io cedo la mia libertà, libertà che tu darai a quell'anima per svincolarsi dal laccio del demonio. Sii generoso, Gesù. Ma a patto che tu convertirai quell'anima e santificherai i sacerdoti. Se è necessario che la mia vita sia spenta lentamente oppure troncata dalla morte anche in questo momento, sono disposta ad accettare l'una e l'altra cosa, pur di vedere quell'anima salva. Sì, con tutto il mio cuore, tua per sempre. Angelina Tricoli, tutto per te, mio Dio. Il padre Nunzio Bugio ha scavato, meglio, si è trovato da mano queste perle che ha conservato in 2 volumetti, o 2 volumi rispettosi, circa la maturità spirituale di questa donna, la quale avrebbe raggiunto vertici non comuni, non usuali,
anche le anime consacrate. Il mio fine unico e esclusivo, Dio, al di là delle ombre che purtroppo lo avvolgono nel mistero, lo sento vivo, travagliarmi, scorticarmi, indicarmi le vie della croce, la via della donazione. Gesù, non tardare. Voglio associarmi, anzi, voglio divenire una sola cosa con te. Voglio essere la tua piccola vittima, voglio essere la tua piccola ostia offerta sull'altare. E voglio soffrire secondo il tuo volere. Soffrire per la santificazione dei sacerdoti. Fammi messaggera del tuo amore. Fa che risplenda in me la luce della tua grazia, che possa portare il tuo sorriso, la tua bontà e la tua parola, la tua misericordia, a chi non crede e a chi non ti ama. Intanto io abbasso il mio sguardo e vedo il mio nulla, la mia incapacità e ti prego, sii tu stesso il mio amore, che possa vivere distaccata da tutti e che nessuna ansia umana possa distaccarmi dal tuo amore. E se le cose mondane dovessero prevalere sulle cose dello spirito, io ti prego di liberarmi con qualunque mezzo. Angela Eddi, Gesù, e tu solo sei il padrone di me. Angelina Tricoli nella mia vita. Faccio parte del gruppo Giovani San Giacomo e grazie alla figura di Padre Emanuele Casola ho avuto modo di accostarmi a questa figura. Una donna che è cresciuta a Ravanusa, tra gli stessi banchi della parrocchia che noi frequentiamo. Una figura straordinaria, vissuta nel silenzio, della quale dopo la morte si sono visti, si sono scoperti le sue virtù, i dialoghi con Gesù, una fonte di ricchezza per tutti noi che dobbiamo tenere in considerazione. Gesù stessa la definisce, le affida un titolo particolare, quella di figliola del sì. Un sì vissuto nel silenzio e nella sofferenza. Sono parole che ritornano spesso nei suoi dialoghi, nei suoi scritti. Questo sì che l'ha fatto camminare su una via non costellata di gioie montane, ma la cui unica gioia era fondata nell'amore di Gesù. Amarti, farti amare e poi morire, lei dirà. Il 29 settembre del 1962 Angelina fa la professione religiosa con l'ammissione dei santi voti di povertà, di castità e obbedienza e il giorno prima si rivolge così a Gesù. Sta per arrivare questo fatale giorno e la tua figliola vorrebbe piangere e piangere dirottamente. Come si fa, o caro Gesù, a mantenere le lacrime? Dammi la forza di nascondere le lacrime e velarle con il sorriso di figliuola. O Gesù, io non voglio venir meno, ma aiutami. O Gesù, non dico di non volermi donare a te, ma dammi la grazia di donarmi con gioia, con la letizia nel cuore. Quanta tristezza abbraccia l'inizio di questo giorno, eppure siamo alla vigilia di quello che tu desideri da me. Di questo giorno che mi hai preparato con tanto amore, premura, e ti dico un'altra cosa, con tanti tranelli, con troppi tranelli. Oh Gesù, la tua figliola non scappa, è qui inchiodata dal filo misterioso dell'ubbidienza, per professarti il suo amore a costo di morire sul campo di questa prova. Straordinaria è questa offerta di se stessa per la santificazione dei sacerdoti, una richiesta che sta molto a cuore a Gesù e che lo è anche ad Angelina Tricoli e per la salvezza dei quali lei stessa decide di donare la vita. Chiedendo a Gesù la loro salvezza, lei offre la sua vita
decidendo, cioè, dando la stessa libertà a Gesù di farne ciò che lui vuole. Il giorno della consacrazione così prega. Caro Gesù, in questo giorno così solenne sento il dovere per primo di pregare per il mio confessore. A lui dona santità, purezza, candore. E fa pure che sia efficace il suo apostolato. E aggiungo, ancora, dona tutte le grazie che ha bisogno, sia spirituali che temporali. A lui che con tanta cura e saggezza paterna mi ha portato a questa donazione totale. Dona anche la gioia nel suo apostolato. E dopo di questo ti prego per tutti i superiori locali e diocesani che con tanta gioia mi hanno accolta. Voglio ricordarti la mia famiglia tutta, i miei nipoti. Fa che crescano tutti con il tuo santo timore. Angelina emette i voti perpetui il 28 settembre del 1968 e in quei giorni scrive: che uragano si è scatenato nell'anima mia. I miei occhi piangono e una tristezza invade tutto il mio essere. Il mio cuore sembra barcollare nel tenebroso cammino di questa tempesta. A chi rivolgermi, caro Gesù, se non a te che sei il mio Gesù, vita del mio cuore, gioia dell'anima mia, sostegno delle mie debolezze, ristoro del mio cuore affranto. E con questo, Gesù, depongo il mio cuore affranto fra le braccia piene d'amore. Parla, o Gesù, ho bisogno di te, della tua gioia, della tua grazia ristoratrice. La tua angela ti ascolta. Vuole mi si consenta una mia riflessione ulteriore. Vi sono realtà ecclesiali e forse anche in altri campi in cui aver trovato una penna e soprattutto la diligenza del meglio, del bello, del santo, perché non muoia nel tenebrore dell'anonimato. Io mi auguro che la delicata, affettuosa, doverosa, apprezzabile attenzione del nipote abbia a riportare all'attenzione della diocesi, degli organi responsabili della spiritualità diocesana a Vicenza in specifico, perché se qualcosa in più e qualcosa in meglio possa aprirsi a questa creatura che ha lavorato per Dio, per le anime, per se stesso, dia alla diocesi a Vicenza una stella che nel firmamento di Dio brilli a dire: ci sei, ci sono, ti amo. Amen. Il mio augurio è quello che possiamo conoscerla sempre meglio, capire quelli che sono stati i suoi insegnamenti, anche nei gesti più umili, ossia quello di recitare il rosario in ginocchio o la rinuncia a mangiare qualcosa che era di suo gradimento, o trascorrere le notti in dialogo con Gesù, quindi in preghiera, nell'intimità con il suo sposo, siano per noi un forte stimolo a capire che significa non tanto donare quanto donare se stessi. Vivere d'amore sono parole di Santa Teresina, ma che Angelina Tricoli decide di far proprie. Angelina morì a Ravanusa il giorno 8 marzo del 1973 e a distanza di anni gli scritti di Angelina Tricoli ci riportano quella voce e quella vita intramate di preghiere, umiltà, obbedienza e sofferenza. Oltre 2000 pagine di quaderno, con pochissime cancellature, annotate su materiali fortuiti, blocco note, fogli di propaganda elettorale, avvisi parrocchiali, carta riso, fogli di quaderno. Ovunque Angelina annotava la voce di Dio. Distinta la grafia che veicola una chiarezza di pensiero quasi sotto dettatura,
che semplice e preciso racconta una spiritualità fervente, capace però di svelare un grande messaggio. Angelina è diventata una ricchezza spirituale che attira e che invita ad accostarsi a Dio. È una gemma chiusa nello scrigno di una vita modesta, avvolta nel silenzio di Dio. Rappresenta non un monumento perfetto e inarrivabile da ammirare, ma una creatura amata da Dio, una creatura che ha dovuto morire 100 volte per non tradire e per non disfare i disegni del Signore. Vorrei volare lontano nello spazio infinito dell'amore e là deporre il mio povero cuore per poterlo immolare e consumarlo nell'amore. Oh Gesù, vorrei essere piccola. Piccola, la più piccola di tutto il creato. Essendo così piccola, non fermarmi lo sguardo durante il corso della mia vita in nessuna cosa, in modo che io possa fissare questo sguardo su di te. E in questa fusione di sguardi vorrei con te arrivare alla vera unione di pensiero e sacrificio e donazione. Io sono tutta tua e tu sei tutto mio, Gesù.